Per il Foggia del duo Cancian-Giovanni Galli un punto dopo quattro sconfitte, ma a deludere è stata la Regina che continua a scivolare in classifica. Colomba ha provato diverse soluzioni tattiche, però senza successo. Tacchino povero di conclusioni per i calabresi e Foggia pericoloso in contropiede. Lorenzini apre con un tiraccio dal limite. La risposta di Perrone trova pronto alla parata il portiere Micillo. Del tutto evanescente in avanti la Regina e si affida ai tiri da fuori, ma anche se sia impreciso. E il Foggia costruisce la sua seconda palla gol con Colucci. La palla tocca il palo e finisce sul fondo. La ripresa è tutta in una conclusione di Pasino, con Marino che si sostituisce ai difensori foggiani. E poi lo stesso Pasino chiede senza successo il rigore. E adesso la classifica della Regina comincia a preoccupare. È stata una partita molto condizionata, così, chi lo sa, mentalmente, perlomeno nel primo tempo, e direi per un'ora complessivamente, non siamo riusciti ad articolare manovre così che portassero così a uno sviluppo abbastanza logico per poter sperare di sbloccare la